visto il figlio Tony. Ma c'è Fede qui sotto. Ciao raga. L'altro giorno ho visto una banda. Si sono incastrati due piedi tra loro. Bella, signor Tony! E come al solito, ultimamente quando viaggio, procediamo con la recensione della doccia di Fede. Intanto è con lo spruzzettone dentro la vasca, che mi fa un po' strano, un po' antico questo limbo. Comunque vi presento il lavandino più scomodo dell'universo, perché è piccolissimo, non puoi combinare l'acqua calda con l'acqua fredda. E soprattutto c'è sto mobile sopra, quindi cioè, appena sei qua non vedi più nulla e non riesci a fare niente. Ma tutto molto inglese. Come funziona questa cosa? Che cos'è? Beh, intanto nascendo come vasca quasi tocco il soffitto con le testa. Siamo molto appannati, fa molto caldo. Posizione non comodissima perché tutto è... Ma buona pressione dell'acqua. Sono abbastanza soddisfatto. E sto pian piano sparendo. Vabbè, faccio anche spengo la telecamera. Oh, volevo chiederti, aspettative per oggi? Non spendere neanche un centesimo. Ti dico già di no. In che senso? Oggi ragazzi, se riusciamo, five guys. C'è un uomo nudo. Poi a cena si sta parlando di... Ciao, no, scusate, stavo montando questo video, sono Ness dal futuro, e mi sono accorto di quanto scandalosi fossero i miei capelli con lo shampoo di Fede che usavo lì a Londra. 60 crocchette di pollo del McDonald's a testa, che qui costano poco, però non so se lo faremo. Sì. Ci prepariamo ad uscire. Si va. Dai Fede, muoviti, stiamo aspettando tutti da un'ora. Andiamo, dai. You know nothing, Jon Snow. Però quello che so è che c'è un vento devastante, c'è la bufera Eric. Ingestibile, c'è pioggia, però un po' tipica londinese. Freddo e un gran vento. Siamo usciti di casa, è quasi ora di pranzo e muoviamo verso non so dove. Andiamo a prendere la meta. Questa via sta regalando un sacco di meraviglie. Che macello, non so mai da che parte devo guardare. Esattamente dove ci stai portando? Brick Lane, Shoreditch. Benvenuti nel vlog del secondo giorno a Londra. Dite ciao. Ciao. Chiedo scusa se il vlog finora è stato un po' scuro, ma avevo delle impostazioni sbagliate nella telecamera. Questo è un centro su commerciale gigante in cui forse verremo, perché Cesare è un gran fan. C'è un gran cavolo di vento. Eric figo. Se avessi spazio in valigia mi ci fionderei, però ho un po' paura di vedere cose che mi piacciono perché poi non le posso prendere. È in posti così che tu prendi vestiti e coltivi il tuo stile. Sì. Questa è tutta un'altra ala, gigante anche questo, è un posto immenso, è una figata apocalittica. Ci sono delle cose che veramente sono belle, costano poco, tipo arelle piene di camicie a quadri. Sono emozionato. Eccoci, dopo secoli, fame. È un po' tardi, però almeno a quest'ora non c'è tanto casino. L'ultima volta che ci sono venuto c'era una fila devastante. Se non siete mai venuti a Five Guys, se siete passati da Londra o in qualche altra città, veniteci perché è devastante, veramente buono. Ho preso il tavolo davanti alla macchinetta per fare le refill della bibita. Ho sbagliato a prendere il panino però, che è lì sommerso dalle patatine che sono buonissime. Ma in realtà non l'ho sbagliato, io ho chiesto un bacon cheeseburger e mi hanno dato soltanto un cheeseburger senza bacon. E sono l'unico ad averlo senza bacon. Oh sì, anche senza bacon, tanta tanta roba sti panini. Grazie al cazzo, pieno di formaggio. Fa vedere il bacon, me lo regali? La cameriera mi ha fregato. Buona pe... Cos'è sto panino? Entriamo in questa fumetteria. Ecco i manga. IQ. Siamo entrati in un negozio per collezionisti, dove ci sono vetrinette di qualsiasi cosa. Qui c'è tutto del Signore degli Anelli, DC, Rane Cioccolato. Qui inizia al lato Harry Potter. Fireball, spettacolare. È proprio bello come posto. Come è fatto? Mi viene da comprare tutto. Guarda la mappa del Malandrino. La mappa del Malandrino, fighissima. Beh, qua che roba bella. E giù cosa c'è? Harry Potter è un po' monopolizzatore. Qui c'è la roba un pochino più cheap, forse. Più standard. Sto coso qua da mettere all'ingresso di casa. La mappa degli Hobbit. Da appenderci le chiavi. La solita pietra filosofale che avevo visto anche a Lucca Comics.
che bramo ormai da un po' di tempo. E adesso, per non far mancare nulla, il nostro lato nerd andiamo in un posto per cui sta rompendo le palle tondo da stamattina. Dove andiamo? Si chiama Fede? Casa mia. No, come si chiama? Anche se è una cacatina a casa tua si potrebbe fare. Però vabbè, Forbidden Planet. È vero, Forbidden Planet. È un negozio di fumetti e action figures. Cioè, è una catena, c'è un po' ovunque, ma ovunque tranne che a Bologna, chiaramente. Bologna non c'è una fava. Se si levasse sto bus lo vedreste. Che poi è un po' una sofferenza, perché continuiamo a non avere posto nelle valigie, continuiamo a vedere le cose fichissime che ci porteremo a casa e continuiamo a non potere. Io ho visto... Cosa? Fighissime. Ma che stai dicendo? Ma sì, ma io ho visto il sito internet di sto posto, è strafigo. Torno, mi sa che qui qualche acquisto ti parte. No, non posso. Si entra nel paradiso dei nerd. Siamo già fermi sull'ingresso. Lo sai che te la volevo regalare per Natale. C'è veramente di tutto. Sono venuto a guardare qualsiasi cosa e usciamo dopo domani a sto posto. Io avevo visto il sito e ne ho visti da fuori un po' in varie città, ma non ero mai entrato in un Forbidden Planet. E mi perdevo una gran bella cosa. Mi sa che d'ora in poi se l'incrocio ci entro. Repartino, Rick e Morty, Portal Gun e via. Ecco, questa è un'idea di packaging geniale. E al piano di sotto tutto il reparto libreria nerd, giochi da tavolo e fumetti. Immenso anche questo. Che te guardi? Mai Rock Academy, ma l'ho già detto tutto. Non sbocciare. Guarda che belli quei One Piece lì, cosa sono? Qualcosa di volumi 3 contro 3. È venuto su un bel tempaccio. Sta diventando complicato girare. Allora, mentre qua stanno guardando tipo il trailer dei primi Assassin's Creed, Fede e Flavio sono andati al McDonald's a comprare il cibo per stasera, la cena per stasera. E non so se sfruttarlo per la copertina, probabilmente sì, perché effettivamente è molto invitante. In America ha funzionato, fare un titolo simile, una copertina simile, potrei ritentarla qui in Inghilterra. Guadagneremo uno o due tumori a testa, tanto grasso, ci avvicineremo sempre di più a una morte ormai già certa, ma a cui abbiamo deciso di porre delle evidenze a tutti. Che cosa mangiare? 60 chicken McNuggets a testa. Avete capito bene? 60 chicken McNuggets a testa. Non è stata una mia idea poi. Siete carichi, ragazzi? No, io no. Come no? Mi sono lasciato da sportare. Ma è una bella sfida. Sarà tosta. Qua mi chiazzo. Tu sei carico però. Mi si sente colpissimo. Ah, sì. Domani andiamo da Leon, da Pure. C'è Cesare che suda olio. Suda olio, trasuda sì. Olio. Ma sta mangiando grasso. Sì. Fai schifo, te lo giuro. Oggi abbiamo fatto. L'hai detto? Che cosa? Di tutte le puzze che ha fatto. Ovunque. Stanotte, in giro? In giro, una roba impressionante. Allora, puzze in edicola. Ah, è brutto da dire questo in video. Worldwide. Sì, ma poi cioè, è proprio la classica cosa che dici per rompere le palle. Sì, sì. Dicono è vero. È un po' come quando ti telefona tuo padre e gli amici iniziano a urlare passami la sigaretta. E quando sei giovane, le Pure, Leone, varie, sono tutti ristoranti healthy. Beh, ci siamo fatti due giorni belli junk, finiamo stasera con un po' di junk e poi Cesare, io te lo prometto, da domani solo healthy. L'hai detto? L'ho detto, promesso. Ti vedo sciupato e ti vedo provato, e mi dispiace. Ci ha appena mandato questo messaggio. Effettivamente. Una di tre. Soccia. Ci hanno guardato un botto male. Porca paletta. Alcuni erano molto contenti, ci ha chiesto se avevamo un party. Quella che doveva fare sono qualche cazzo. E quante sono in totale? 300. Poi allora. Poi allora. Vuoi sapere quante calorie sono? 2880. 2800. 2800? Spusta le band, queste sono di una persona. Ma cosa stai dicendo? Abbiamo anche un pochino di salse. Lasciali dentro. Questa è la situazione, io direi, ragazzi, buon appetito e buona fortuna. Grazie. Porca 20, paletta. Sono molto tranquillo di poterle fare, le ho fatte tutte le volte. Ah, l'hai detto? 40, forse tranquillo, 60 volte. 60 impossibile. 60 secondo me. 60 a testa. Ottimona. Quindi questi tre sono quelli che devo mangiare io. Iniziamo. Cioè, ma qua maionese, questa barra. Ma che lo grido? Ma sono carichissimo. Sei già pieno? Un po' che mi ha mangiato 4. Tony ha iniziato il secondo box, Cesare è quasi finito primo. Le prime 20 sono andate giù di scisma. Cioè, fai vedere il video. Qui stiamo guardando un video a tema pollo. Ho finito la seconda scatola. Tono è andato in bagno. Cesare, come si è messo? Benissimo.
Salute. Vi dirò, iniziamo la terza abbastanza easy. Comunque piscio ancora. Sto facendo fatica. Non fatto la casa. Sono messo così. Inizio un po' ad accusare ora. Ma ce la fai, secondo me? Non ce la fai, secondo te? Proprio non ci arrivi. Neanche con calma. Dopo ci chiama Smash Bros. Bello il cimitero. Io ho il blocchino. Mangiarne una ora è come mangiarne tre in bocca. Tieni, torni a questa. Penultima. Ma cosa easy peasy? Ah, no, perché sto per morire. Però nel senso non vale un cazzo. Ma io ho la sensazione di vomito, te no. Zero. Io sento la pancia che sta per esplodere. Guarda lì, quanto scena la gladiatore. Bello, mi piace. Sì, ma mi arrivano proprio i light strike grandi di una casa. Il Cesi morto. Dai, sta per sboccare. Il Fede? Ma io so io fa poco. Tacchino lì che se la succede cioè, di tira. Vai Nelsi, vai Gommo. Vai l'ultimo. Chiudila Nelsi, chiudila. Vai subito. Ah, però non riusciamo a darla giù, fa fatica. Fa fatichissimo. Grande Nelsi, bravo Nelsi. Bravo Nelsi. Bravo Nelsi. Dolcino ragazzi. È stato difficile. La mia pancia sta soffrendo. Queste sono le salse che mi hanno aiutato nell'impresa. La situazione dopo 300 crocchette di pollo. Dai, vai via. Io vi dirò, sono abbastanza manifest.